Quando vediamo gli emarginati, dovremo vedere in loro Gesù Cristo. Con queste parole l'artista canadese Timothy Schmaltz riassume l'essenza della sua opera. Una statua a grandezza naturale di Gesù, rappresentato come un senza tetto adagiato su una panchina, avvolto pressoché interamente da una coperta che ne lascia intravedere solamente i piedi, segnati dai chiodi della crocifissione. La scultura in bronzo dall'emblematico titolo Gesù senza tetto è stata collocata durante la Settimana Santa dell'anno giubilare della Misericordia nel cortile di Sant'Egidio in Vaticano, all'ingresso degli uffici dell'Elemosineria Apostolica. Una prima versione della statua, in formato ridotto, era stata presentata nel novembre del 2013 a Papa Francesco, il quale, dopo averne toccato le ginocchia e i piedi, aveva pregato accanto alla scultura. Secondo l'autore, è nella persona del povero e degli ultimi che si ritrovano il volto e la presenza di Cristo. Non a caso l'ispirazione dell'opera è giunta all'artista dall'incontro con un senza tetto che dormiva su una panchina durante le feste di Natale.